Terza e ultima parte di Linea Verde Sport, ripartiamo da Pietro Laporta. Pietro, tu hai lavorato con Massimo Rastelli a Castellammare in occasione della vittoria del campionato. Sì. Quanto è stato importante, secondo te, finora l'opera di Massimo Rastelli come gestione dello spogliatoio proprio? Bene, negli anni sicuramente era il primo anno da allenatore, negli anni sicuramente è migliorato anche grazie al suo staff, voglio ricordare il suo secondo, Dario Rossi, che è una persona molto competente che ha portato sicuramente le migliorie per quanto riguarda l'intero staff tecnico. Inoltre l'esperienza a Portogruaro è stata sicuramente molto formativa, dove ha fatto crescere dei giovani e dove ha consolidato ancora di più la collaborazione fattiva con il proprio staff. Inoltre qui ad Avellino, essendo un ex calciatore dell'Avellino, molto stimato dalla piazza, ha rincontrato ex compagni come Biancolino che stanno facendo benissimo. Inoltre lui, essendo un uomo di calcio, essendo stato sempre un esempio per tutti i suoi compagni, sta sicuramente portando anche all'interno dello spogliatoio questo esempio e sicuramente viene rispettato anche dalle immagini che abbiamo visto poc'anzi. A mio avviso è un ottimo tecnico e un'ottima persona che può fare sicuramente bene nel mondo del calcio. Hai avuto anche Fabbro, Pizzella, De Sì, sì, Angelis. sì, sono dei ragazzi che, dei seri professionisti che lavorano ogni giorno per potersi migliorare. Sicuramente anche Fabbro è molto migliorato, lo stesso De Angelis. Pezzella l'anno con noi ha avuto dei problemi importanti, veniva da un crociato, poi man mano è riuscito a recuperare la forma migliore. Sono dei calciatori che sicuramente in questa categoria possono fare la differenza e possono dare una mano alla causa dell'Avellino. C'è una telefonata, pronto? Pronto, buonasera, senta. Io volevo fare delle piccole considerazioni, anche perché. Pronto, buonasera. Prego, Buonasera. prego. Senta, io volevo fare delle piccole considerazioni. Vorrei far presente che da quando è morto l'ex presidente del Latina, Geometro Contò, adesso sono parecchi imprenditori, compresa la signora Cavicchi, che veramente stanno investendo molti soldi. E vi dico che l'organico, specialmente in difesa, De Giusa, Cottafava, Milani, Bruscagin, centrocampo, Geas, Burrai, Gerbo, Stasilotte e Barraco. Sì, Adesso hanno preso i preparatissimo. due attaccanti. Guarda, è una squadra competitiva, quindi perciò io vi tengo presente che hanno veramente, lo dico perché io sono residente a Latina, sto qua, so come vanno, quindi non hanno mai pensato a fare un'ottima squadra perché non aveva interesse. Quest'anno hanno veramente voglia di andare in Serie B. L'organico è ottimo. Va Speriamo bene. che verranno messi i due puntelli, il Vincendo centrocampo e l'attacco, così possiamo competere. Latini. Va bene, Va grazie. bene, Forse grazie. l'amico del presidente Mister. Latina, Penso, non lo so. Raffaele. C'è un'altra telefonata che stavamo aspettando. Quando c'erano le riunioni all'Elital, facciamo un passo indietro, con Pugliese che succedeva? Prima di tutto andate lì perché un sacco di tempo gli stipendi a volte non arrivavano. Quando si erano fai i contratti? Si doveva parlare con Biancolino, Come tutti, dobbiamo? Perché non c'è il procuratore? tutti volevano parlare con Biancolino, non lo so, guarda, c'è stato un periodo un po' di casino per punti di penalizzazione, chi voleva andare via, chi non si fidava della società e con questo, senza togliere agli altri, volevano la mia presenza, volevano che io mi mettevi in mezzo per... Facevi da Sì, garante. da garante per far rimanere a tutti nella rosa. E ci riuscivi poi? E alla fine abbiamo vinto anche il Qualcosa. Con Pugliese hai sempre avuto un ottimo Sì, ma ancora rapporto. adesso, mi sento, adesso non mi sento che è un bel po' di tempo, però c'è sempre un buon rapporto. Appena lo risenti, chiedigli un po' del logo, poi ci fai sapere. Ma magari, Va Anzi, va, ti ripeto, il mio sogno è quello di vincere e vedere tutti allo stadio, vecchi e nuovi tifosi. E nuovi tifosi. C'è una telefonata oppure no? No, allora In c'è questo quella momento telefonata che vi no. avevo chiesto invece, Orlando Matarazzo, Parliamo che un attimo, dici? giusto prima di questa telefonata, una parentesi sul mercato, non ne abbiamo parlato, dovrebbe arrivare Zigoni nella giornata di mercoledì, massimo giovedì, si attende Con la neve, con la si porta neve, la neve si giù. attende il rientro di Alberto Iacovacci che dovrebbe vedersi insomma con i dirigenti del Milan. In uscita invece Lasagna appare ormai vicino al Martina Franca. Cardinale dovrebbe rescindere per andare a Sorrento e Minelli A l'ultimo a Campobasso, Campobasso. leggi questo messaggio per Biancolino, l'ho perso.
Ora lo ritroviamo. Eccolo qua. Allora, vediamo un po' qual è. Ecco qua, Silvestro Giro. Volevo domandare a Biancolino se un sempre più impossibile ritorno di Zigoni ad Avellino lo preoccupa per lo spazio che lo stesso Zigoni potrebbe levare al pitone. Grazie. Ha paura? No. Anzi, se posso essere un po' Orlando. Presuntuoso, sinceramente me la posso giocare con tutti, me la gioco con tutti. E ad Avellino non ho paura di nessuno. Paura di nessuno. Ma questo è lo spirito giusto, Dario, no? Perché è bello trovare qualcuno che non fa, dice, solite cose diplomatiche, ma siamo per tanti, ma cioè, non succede. Ah, finalmente. No, ma con questo, arriva... con questa non, so che è un buon giocatore, so che viene, ritorna ad Avellino, che già ha fatto bene l'anno scorso, so che... Ha fatto viene... quello anche a Pietro La Porta. Ha fatto quello anche a Pietro in Serie B. Sì. So che ci viene a dare una mano, perché adesso ci vuole uno. Attenzione, anche lo stesso Massimo Rastelli mi risulta da una telefonata che è intercorsa con Zigoni, che chiedeva garanzia solo di giocarsi a quel posto, eventualmente alla pari con tutti. Ha detto: io non escludo anche di poter giocare con Castaldo dietro te e Biancolino. Posto, e Castaldo sta dimostrando che lo può fare. Ha detto la cosa come ha detto a me, come ha detto a tutti. Il posto sicuro non ce l'ha nessuno. È così. Il posto ce lo dobbiamo guadagnare tutti. E lo stanno dimostrando. Poi volevo chiedere a Pietro una cosa su Catania. C'è un telespettatore in linea? Pronto? Buonasera Ditti, sono Ennio Pericolo. Ciao Ennio, buonasera. Ciao, buonasera. Tre cose proprio rapidissime. Sì. Sì. Allora, una domanda per Deo De Simone, che io personalmente stimo molto, lo ascolto sempre, sono d'accordo col gol più bello che è quello di Gallipoli, e ricordo sotto un sole bollette. Se fossi stato tu il direttore sportivo dell'Avellino, avresti preso un Zigoni o un giocatore con caratteristiche completamente diverse? Invece per il pitone. Tu che cosa pensi del logo? E se per te è importante, che cosa rappresenta? In senso che te lo legheresti di nuovo, va bene come stiamo? E poi un'altra cosa, che differenza ci sta tra Iacovacci Taccone e Pugliese nei rapporti tuoi con la società? Ok, grazie. Buonasera. Ciao, ciao. Ennio. Partiamo da De Simone. No, partiamo Simone. Da lui che ci pensa un po'. No, bene. Differenze? No, ma uguale. Sinceramente ho un ottimo rapporto anche con... con Taccone e Iacovacci, cioè, sinceramente tra brave persone non c'è nessun problema. Il logo, quanto è importante questo logo per te, Raffaele Biancolino? Ma guarda, non lo so, sinceramente non lo so, per me è inutile dire sempre le stesse cose, logo, non logo, sì è importante, però sappiamo tutti che giochiamo tutti con la stessa maglia, giochiamo nello stesso stadio. È un po' diverso, sinceramente, è un lupo girato, un po' sì, diverso. Sì, però alla fine, ti ripeto, come ho detto prima, il mio sogno è quello là di vincere il campionato, adesso con logo, senza logo, e vedere vecchi e nuovi tifosi al campo. E aggiungere un altro Biancolino nella sigla. De Simone sull'acquisto di Zigoni, probabile. Pure da quelle che sono... Io il problema è questo, siccome Rastelli, che a cui comunque hanno riconosciuti secondo me enormi meriti, l'abbiamo anche difeso quando nessuno lo difendeva, avendo avuto molti ripensamenti su quello che... Se ha trovato adesso questo assetto, cioè questo tipo, forse anch'io avrei preso un giocatore... Ecco, magari più un sostituto di De Angelis, cioè un giocatore un po' più di movimento. Però bisogna anche capire quelle che sono le intenzioni dell'allenatore. Zigoni comunque è il tipo di giocatore che secondo me più sui campi invernali, più sulle partite dove soffri, può essere utile. Onestamente, certo, per Zigoni è un po' ingeneroso giocarsi il posto sia con Raffaele, sia anche essendo diverso da Castaldo. Secondo me tutto fa brodo. Secondo me di mercato si sta parlando poco, inevitabilmente, che la squadra è prima, seconda. Si parla poco, l'importante è non sfasciare, perché sappiamo che gli equilibri a gennaio, spesso l'Avellino nel tanti anni ha sempre combinato tanti pasticci per cercare di migliorare, ne ha combinate tante, invece secondo me è meglio con Capo, Parini, buon giocatore, non di nome, faceva la C2, però giocatore di affidamento, insomma, non è che l'importante è non scombinare, non fare guai. Anche Zullo in prospettiva. Zullo pure è un giocatore di aspetto, Zullo qualcosina in più. C'è un telespettatore in linea, poi volevo fare una domanda a Pietro. Pronto? Pronto, buonasera a tutti. Prego. Buonasera.
Innanzitutto volevo salutare Biancolino che finalmente è tornato ad Avellino, è stato contestatissimo all'inizio ma adesso l'amano tutti di nuovo, io l'ho sempre difeso, anche se devo dire la verità che ha perso un po' punti quando ha detto che è ancora amico di Pugliese, perché Pugliese si è proprio rovinato, veramente non so come fa a essere ancora amico di Pugliese, però te la perdono perché ti amo calcisticamente. Però vorrei sapere una cosa, innanzitutto quali sono le differenze fra la nostra tifoseria e quella della Salernitana, qual è la migliore secondo te? E poi dopo mi rispondi e lo, poi sa, lo devo... sai benissimo, io l'ho sempre detto dal primo giorno che sono andato a Salerno all'ultimo giorno quando sono andato via da Salerno, io sono stato sempre tifoso dell'Avellino, del sì. Napoli, non ho avuto nessun problema a dirlo sia a Salerno che dove sono stato, a Messina, a Castellammare, a Cosenza. Per me Avellino è Avellino, basta, il resto non c'è. Grazie. E poi se posso un attimo, ci siete ancora? Sì, sì, prego, rapidamente, prego. E poi se posso fare una domanda a Marco Ingino riguardo il logo, perché io so che un paio d'anni fa Pugliese ha iniziato una causa contro Taccone l'Avellino, in quanto il logo nuovo dell'Avellino era simile a quello, diciamo, della vecchia società. Quindi secondo me Pugliese, anche per fare un dispetto agli avellinesi che odia profondamente, non ci darà mai il logo, sono pessimista al massimo. Guarda, grazie. Facciamo così, faremo una puntata speciale anche sui rapporti che attualmente intercorrono un po' tra la dirigenza dell'Avellino e qualche rappresentante della famiglia pugliese, così completiamo tutta l'opera. Dietro la porta, che cosa serve a questo Avellino in prospettiva calciomercato, secondo te? Sinceramente è una domanda molto difficile che mi fai. Sicuramente il direttore sportivo De Vito e la società saprà come adempiere questo compito. Le decisioni importanti spettano a loro e spero che l'Avellino possa fare bene per il proseguo del campionato e con quella cattiveria che ha citato poc'anzi Raffaele, possa portare quanti più punti e quindi raggiungere l'obiettivo che stanno prefiggendo un pochettino tutti quanti insieme, lo staff tecnico e tutti i calciatori. Cioè l'ultima telefonata per stasera, poi chiuderemo i telefoni. Forse è stata una linea a pagamento, non so quanti erano. Pronto? Stasera. Pronto? Pronto con Gianco, siamo da Pronto? Senti, io volevo fare solo due lezioni rapidissime. Ho scritto già su Facebook che noi abbiamo l'attaccante più forte della Serie C, che è il signore che è seduto in studio da me. Se puoi alzare la voce, Gianni, scusami, noi non ti sentiamo in studio. Ho detto che noi abbiamo, ti volevo fare due considerazioni. Allora, la prima è quella che praticamente abbiamo l'attaccante più forte della Serie C, la girone A e girone B, e ce l'abbiamo seduto in studio. Sì. Perché i gol su quelli che parlano, poi tutte le chiacchiere, Daniele Vicius, Latina, è forte, non è forte, a noi non interessa. Detto questo, Zigoni, mo che viene, è buono. Perché? Perché Zigoni ogni tanto il signor Biancolino non ce la fa, comunque c'è una certa età, voglio dire. Prima l'attaccante è più forte, ma non ce la fai. Gli ultimi 20-30 minuti ce li facciamo fare a Zigoni, fa pure i 10 gol Zigoni quest'anno, 10 li fa lui, 15 li fa il signore che sta seduto e altri 20 li fa Cattato, perché 20 li fa. E poi volevo fare un'ultima parentesi, noi abbiamo una squadra a centrocampo, abbiamo D'Angelo, abbiamo Catania, abbiamo... comunque abbiamo una squadra di secondo me di categoria, con un paio di innesti di categoria superiore. Detto questo, forza Lupi, e lunedì tutti a Pagani, 3-0 palla 5. Va bene. Arrivederci, telefonate ciao. Finite, Teniamo, grazie a tutti. Stoppiamo qua le telefonate, andiamo a vedere tutti i gol che sono stati realizzati domenica sui campi del girone B di Lega Pro. Un Latina fortunato, graziato da una svista arbitrale, favorito da due indecisioni del portiere di casa, riesce ad espugnare il difficile campo di Catanzaro al 20° e a Godirin di testa a beffare l'estremo difensore giallorosso che lascia i pali con notevole ritardo. Il raddoppio dopo una rete annullata ai padroni di casa per presunto offside di Daniele Vicius, che non crede ai suoi occhi, sul finire il tris di Ricciardi e il gol di Masini dopo il calcio di rigore respinto dal portiere laziale. Resta in scia primato il Frosinone di Roberto
Castellone che piega il Gubbio con un secco 2-0 grazie alle marcature di Cesaretti e Carrus. Un rigore di Favasuri al 70° favorisce il rilancio del Pisa, che interrompe la serie negativa di risultati e batte per 1-0 l'Andria di Cosco. La sorpresa della giornata però viene dal Renato Curi, dove Meduri consegna 3 punti d'oro al Barletta, che lascia l'ultimo posto e si rilancia in classifica. Pretattica e il terreno di gioco in precarie condizioni favoriscono il pareggio ad Occhiari tra Sorrento e Paganese. Pochi lampi in un match dalla posta in palio molto alta. Spettacolare il pareggio per 2-2 tra Viareggio e Benevento, con gli ospiti in vantaggio grazie a Mancoso. Rabbiosa la reazione dei bianconeri, che pareggiano con Giovinco e ribaltano il risultato con Magnaghi. Di Germinale a 10 minuti dallo scadere il definitivo pareggio degli stregoni. Tutto da rifare infine tra Nocerina e Prato. Il rinvio però costringerà i molossi ad affrontare la capolista latina senza Negro e Bruno, pedine fondamentali dello scacchiere di Gaetano Uteri. Latina e Frosinone a braccetto. Domenica prossima Dario, la Nocerina va a Latina. Non si purtroppo sa ancora se si gioca sabato o domenica. Sì, purtroppo ci va anche con tre elementi in meno, tra cui Bruno e Negro, insomma, che non sono gli ultimi arrivati. Comunque auguriamoci un pareggio, che comunque va sempre meglio. La Nocerina è meglio che sia buona. Posso fare due considerazioni? Uno, complimenti alle difese di Viareggio e Benevento, perché ho visto che 2-3 gol così. Due, c'è tanto discusso del Catanzaro. Del Catanzaro, lo davo per scontato. Si è fatto tante polemiche sul campo del Partenio, che sicuramente faceva abbastanza schifo. Però a Nocera, dove tendenzialmente piove di meno, la partita è stata sospesa. Quindi si pensi un attimo, non è che è sempre colpa di come viene tenuto il campo. Sicuramente ci sono dei problemi. Colpa pure che ogni tanto piove, cioè siamo qui, piove, sono 2 giorni, 3 giorni che piove in un modo non comune neanche per Avellino. Succede, insomma, non è un fatto naturale. È pazienza, è importante vincere anche su questi campi. Raffaele, facciamo un po' le analisi delle altre. Frosinone e Gubbio, io non mi aspettavo queste 3 sconfitte consecutive. Il Gubbio invece è una delle migliori squadre per organizzazione che ho visto al Partenio. Sì, infatti abbiamo visto al Partenio come giocavano. Una buona squadra pure anche a livello fisico. Li ho visti molto, molto bene. E poi volevo fare i complimenti a Thomas per il bel gol che ha fatto. Che non ha reso conto nemmeno lui di quel gol. E quello è un portiere che invece contro di te qua ha fatto i miracoli con il Catanzaro. Diciamo che ho sbagliato io, che in quella partita non lo so che era successo, però l'importante è che... Avevi l'emozione per sbloccarti al Partenio, non era ancora arrivato. Era l'emozione, era la tanta voglia di far bene e di far gol. Analizzando un po' le altre squadre, chi temi? Nocerina, noi diciamo tutti Nocerina, poi Perugia che ha perso ancora. Paganese. Tutto Paganese. Io l'ho detto all'andata, Paganese è una buona squadra. Noi l'affrontiamo lunedì sera, sappiamo che è un'ottima squadra, una squadra formata da giocatori di categoria, anche se tra virgolette sono un po' vecchi, però alla fine... alla lunga usciranno anche loro. L'andata ci mise effettivamente in difficoltà anche tatticamente, però questa Paganese sta attraversando un periodo non bello. Già Alvarese, Marrucco squalificato, Fusco a rischio squalifica per il calcio scommesse, è un ambiente che mi dicevano da Pagani molto, Dario, insomma la botta post-Latina si è sentita. Sì, però sai, quando c'è anche la diretta televisiva, quando ci sono tutte queste cose, comunque si ritrovano degli stimoli. Io non mi fiderei troppo, visto l'ambiente. Certo, sai, a parte che va detta anche un'altra cosa, perché poi la classifica è cortissima. Vedi il Gubbio che ha fatto 3 risultati negativi, si ritrova a 2 punti dalla zona play-out. Quindi, voglio dire, la Paganese può magari non credere più per quello che è, per quello che succederà, di concorrere per piazze alte, però i punti li deve fare perché non è ancora salva, la classifica è cortissima, dietro ci sono squadre che insomma non stesso Benevento con tutti gli errori che possiamo sottolineare non è scarso, quindi è meglio i punti farli. Secondo me invece il risultato già importante, perché per dire fuori una, che il Perugia che stava rimontando, cioè è stato ammazzato da questa sconfitta col Barletta, quindi il Perugia che era una delle squadre, l'abbiamo detto anche noi come organico, sembrava anche vista al Partenio, è stata una squadra, comunque il secondo tempo ha fatto un buon secondo tempo, è stata ammazzata. La Nocerina meglio che non abbia giocato, perché anche loro, la Nocerina, il problema loro è psicologico e ambientale, insomma è chiaro, anche di quella sconfitta con la Paganese, loro hanno avuto l'impatto del mancato ripescaggio.
quindi è una squadra psicologicamente in equilibrio precario, allora è meglio che si vede più indietro, è meglio che pensa di poter, diciamo, ma noi poi abbiamo quella partita da recuperare, di solito quando c'è la partita da recuperare non la vinci mai, quando è, perché è psicologicamente. A parte l'avversario. Psicologicamente è meglio che vada in difficoltà. Io credo che l'Avellino per meriti suoi si giocherà, pur non essendo la squadra a poter, come qualcuno diceva, secondo me imprudentemente ammazza campionato, per meriti suoi è a concorrere per il primato, ma anche perché piano piano per vari motivi ci sono molte squadre che si stanno autoeliminando. Il Perugia lo abbiamo visto, è la mazzata finale arrivata, e la Nocerina, ripeto, secondo me in questo weekend si gioca proprio le chance di far vedere, dai, perché era rimaneggiata anche contro l'Avellino, ricordiamo che c'era mezza difesa fuori, poi ha fatto la partita più della bella. Quindi. Pietro che a Terni sentirà spesso parlare del Perugia là, la rivalità è, diciamo, la rivalità è importante, cioè le tifoserie si riscaldano parecchio quando si sentono parlare l'una dell'altra. Ti aspettavi un Benevento restando sul campionato così in basso? Oggi disputerebbe i play-out. Benevento, tra l'altro, non so se sapete, ultimamente proprio un altro amico ha dato le dimissioni, proprio il preparatore atletico è andato via. Sì, quindi diciamo hanno avuto anche problematiche a livello di, diciamo, di staff tecnico, quindi ad altre problematiche sono unite queste inerenti proprio all'organizzazione interna della squadra, quindi la cosa è abbastanza difficoltosa per quando è delicata. Senti, invece alla Ternana vi siete rinforzati un po' nel mercato di gennaio, l'obiettivo per adesso è una abbiamo salvezza. Preso un giocatore lì avanti perché abbiamo avuto un bel po' di infortuni abbastanza gravi. Quest'anno, diciamo, tutto quello che è andato bene l'anno scorso ci si è girato un po' contro quest'anno. Speriamo che il nuovo anno cominci nel migliore dei modi per poter raggiungere questa salvezza che è importante per noi. Scusa Marco, una curiosità, com'è stato questo fatto di giocare a Natale? Praticamente tu eri in ritiro, infatti è stata questa novità. È stata un pochettino, tra virgolette, una novità per noi, abituati anche da uomini del sud a stare a Natale a casa con i propri cari. È stata un pochettino una cosa particolare. Però adesso avete avuto una pausa abbastanza lunga. Sì, è obbligatorio 10 giorni, abbiamo fatto 7 più 3. Abbiamo dato ai ragazzi, abbiamo fatto giorno 7. Cambia la tua preparazione fisica? Cambia notevolmente, in quanto si rigioca il 26, quindi diciamo il lasso di tempo è abbastanza ampio e quindi bisogna cambiare un bel po' di cose. L'unica cosa positiva che, per quanto riguarda proprio l'organizzazione delle squadre, è che essendo il mese di calciomercato si lavora con una tranquillità notevole. assoluta si riesce a lavorare. E quindi secondo conseguenza... te Biancolino, dopo le pause di Natale, quando tornava, teneva qualche chilo in più o no? Pietro lo chiedo a te. Devo essere sincero, gli anni che è stato con me, ma anche quest'anno, noto che sta in una splendida forma. Mi andava a allenare, bravo. Anche quest'anno. Devo essere sincero, i primi periodi, 26, 27, io sono sempre un uomo sincero. Ecco, vedi, un uomo sincero. Nei vari anni poi ha acquisito una mentalità da atleta, perché quella è la cosa importante. Una volta che si acquisisce una mentalità da atleta, uno riesce ad arrivare anche a un'età abbastanza importante come la può tenere adesso lui e quindi sfoderare delle prestazioni importanti. Infatti la cosa che gli ho sempre detto nei vari anni, più si va in là con gli anni, uno più si deve allenare, a differenza di quando si può credere, perché appunto si deve adattare sempre in maniera ottimale, cosa che sicuramente sta facendo e poi i risultati si vedono in campo. E allora, apriamo l'ultima parentesi, quella della Marcord, me la fai aprire? Prego, io non sto proprio parlando. Avellino Ascoli, il periodo in cui si giocò più o meno è lo stesso, vedrete un stadio Partenio Lombardi, il terreno più o meno nelle stesse condizioni, un corso e ricorso storico che vi faccio notare, al quarto minuto, ieri ha segnato D'Angelo, al quarto minuto di quella partita segnò Nando De Napoli, finì lo stesso 2-1, vediamo. Gran giorno per il ventenne Fernando De Napoli, il Rambo di Chiusano San Domenico si è preso lo sfizio di realizzare il suo primo gol in Serie A, dopo appena 4 minuti di gioco con uno splendido stacco di testa. Vittoria limpida ma non di misura per l'Avellino, il risultato poteva essere ancora più largo. L'Ascoli sostanzialmente non è mai esistito in campo, lunghissimo lancio di Paradisi. C'è soltanto Diaz in avanti, riesce a liberarsi di due avversari, piazza il suo sinistro, ma l'arbitro Lombardo di Marsala annulla inspiegabilmente. L'argentino allora ci prova con il suo sinistro sul calcio piazzato, niente da fare.
È sempre l'Avellino a tenere le redini dell'incontro, ci provano da tutte le distanze e da tutte le direzioni. Ancora Diaz. Poi scatta il contropiede dell'Ascoli, fuga di Greco, micidiale uscita di Paradisi, regola del vantaggio, Borghi, l'1-1 firmato al 39esimo. Poi la punizione di Diaz che non riesce a superare il portiere dell'Ascoli. La partita si fa anche dura, spigolosa, ma l'Avellino riesce a superare l'avversario. Vediamo l'azione del gol. Diaz si allarga molto bene, piazza il suo sinistro. Davvero imprendibile per il portiere, 2-1 per l'Avellino. Si è giocato su un terreno ai limiti della praticabilità. Inizia l'era De Napoli. Qua, c'era Bullo, a parte Bullo. C'era Bullo, segnava, sì. Segnava poco, però faceva sempre bei gol. Sì. Invece D'Angelo, bisogna sottolineare una cosa su D'Angelo, è uno dei pochi giocatori che ho visto che praticamente tira e segna sia col destro che col sinistro, l'abbiamo visto tante volte, ed è una cosa abbastanza rara nel calcio di oggi, dove si è un po' più macchine, o no, è più e meno giocatori, insomma, quindi... Sì. Un'altra differenza che abbiamo visto era con il passato, gli interventi, commentavamo certi interventi sarebbero stati tutti da espulsione. Però Sclosa venne espulso per la fine della partita. Va bene. Messaggi allora, su Facebook dell'ultima ora? Sì, ora controlliamo. Allora, Biancolino semplicemente l'attaccante più forte della C e basta. Lello Schetti ci dà novità di mercato, le abbiamo dette solo quelle su Zigoni. Come già detto a Dario, ritengo Maurizio De Ruggiero che il logo sia stato rapito nel 2009. È un ostaggio, riscatta quanto è fissato. Non è che i rapitori tra poco ci inviano un pezzo di orecchio del logo e ci permetterci di fretta. È quello che manca nel logo attuale, l'altro pezzo. Non lo danno. Vabbè, però io penso che a questo punto dovremmo fare una puntata intera sul logo, perché diventa quasi, vedi Raffaele... Ne parleremo. Ciao a tutti, Flavio De Feo, un messaggio per Dario De Simone. La radiocronaca dei lupi, la nuova in colore, è spenta. A questo punto propongo Titti Festa, no, al massimo Marco Ingino. Un saluto agli amici di Serino, sempre presenti. Ivan Capone, un saluto a Biancolino con l'augurio di scuotere la rete della Paganese in maniera vincente e una grossa pernacchia a Latina, forse al telespettatore che ha chiamato prima, ancora devo capire. Emanuele Bianco, forza ragazzi, la Sud è con voi, credeteci più che mai. Raffaele farà almeno altri 7 gol, quindi quota 15 sta lì. Complimenti a Biancolino per la storia che ha fatto e che farà, il suo miglior tifoso diffidato, che si chiama Ultras Stile di Vita. Ancora Antonio Lepore, ciao, un saluto al Pitone, portaci in Serie B. E poi c'è anche già la prima parte della nostra puntata su YouTube, quindi per chiunque se la sia persa, se la voglia andare a rivedere, per chi magari sta a Salerno, se la vuole vedere. Però proprio per chiudere, al di là che insomma le cose vanno bene, siamo primi, eccetera, eccetera, non ci dimentichiamo quel giorno in quella sala stampa, nella presentazione. Non mi dimentico. Non te lo dimenticherai, quei fischi e quelle urla furono un po' pesanti. Sì. Ma infatti non mi dimentico, vado avanti per la mia strada indossando questa maglia con orgoglio, fino alla fine. Un po' come l'esclusione di Rastelli, che un po' ti ha caricato a mille. Però ha rischiato un po'. Che c'era, come ha detto mia moglie, sono un po' particolare. No vabbè, è finita subito con Massimo, senza nessun problema. Vabbè, allora noi facciamo così, ti invitiamo per l'ultima puntata dell'anno? Va bene, promesso. Sicuro che non può far passare altri 6 anni. Speriamo che sia a maggio. Speriamo che sia a maggio. Il 9 maggio è il mio compleanno, il 12 mi fate un bel regalo. Va bene. I ringraziamenti toccano a te.
I ringraziamenti toccano a me, grazie a Massimo Battista che lavora sempre con noi insieme anche agli altri cameraman, stasera c'è lui, grazie ai nostri angeli custodi Orlando Matarazzo e Michele Imperale per l'ottima regia di questa sera, grazie al nostro sponsor che è la Caramella che ha omaggiato i nostri ospiti con due ottime bottiglie di vino, Caramella che ha il nuovo punto di ingrosso a Piano d'Ardine, poi via Manfredi il nuovo negozio da Tripalda, via Guarini e via l'Italia, quindi Raffaele Biancolino, grazie di cuore per essere stato con noi, speriamo che l'emozione sia stata insomma abbastanza benissimo controllata, stasera che vai da Mary, che cosa da le dici? Grazie di cuore a Pietro Laporta, in bocca al lupo per grazie la tua avventura a Terni e complimenti per la tua grazie splendida carriera, ma noi ti vogliamo rivedere ad Avellino, lo possiamo dire anche in Serie B? Che posso dire, chi vivrà vedrà. Chi vivrà vedrà, il Biancolino ti aspetta. Grazie al nostro amico Dario De Simone, grazie ti rivediamo presto. Speriamo. Almeno qui noi ti invederemo sempre. Ospite graditissimo. Ospite graditissimo, grazie a Marco Ingino. E dobbiamo parlare di logo, più in là dovremo parlare di logo. Parliamo di logo, è così. È l'unico motivo di disputa tra me e te, ma va bene così. Grazie di cuore a tutti i nostri telespettatori, a tutti quelli che hanno chiamato e anche ai tifosi del Latina. Va, Biancolino, salutiamo pure loro. Sì, anche a loro. Ma sì. Va bene, un abbraccio a tutti e sempre forza Avellino. Buonasera. Implantologia dentale a carico immediato. Presso la casa di cura Santa Rita da Tripalda, in poche ore, inserimento dell'impianto da parte del dottor Gianfranco Galasso, tutore e relatore Isomed. Nella sicurezza della sala operatoria, con le analisi e gli esami preliminari necessari, la presenza di un anestesista e con impianti al titanio italiani e garantiti per 10 anni, risolverà il problema della mancanza di uno o più denti in maniera sicura e conveniente. Di questi tempi l'unica certezza è la Befana. Befana Pennella per voi 30, 40 e 50%.
baby, 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 baby,